Ciao a tutti! Scusate se vi ho un po' trascurato, però la mia fotocamera ha qualche problema alla batteria, per cui dopo pochi minuti di video, tipo due video, decide di spegnersi anche se la batteria è carica al 100%. Comunque, allora, quest'oggi voglio mostrarvi come applico i nuovi smalti della Laila, gli Hologram Effect. Secondo me sono meravigliosi. Allora, innanzitutto si devono agitare proprio tantissimo, tipo 30 secondi per avere l'effetto. Guardate, già dalla boccetta si vede leggermente l'effetto olografico. Poi loro dicono di passarli sopra dopo aver limato le unghie con la loro lima, però vi dico che non c'è bisogno. Io mi trovo benissimo passandole sui smalti gel, quindi effetto vetro. Allora, io metto prima la mia base trasparente. Ho utilizzato questa di Kiko, ma qualsiasi base trasparente va benissimo. Dopodiché andrò a mettere uno strato di Essence Studio Nails Better Than Gel, questa è la base, uno strato di base sealer e due strati di Top Coat. Questo qua. Quando sono tutte e due asciutti, vado ad applicare l'hologram effect e l'effetto olografico verrà alla perfezione, per cui io non vado a rovinare la superficie della mia unghia con una lima. Dicono loro che non rovini il letto ungueale. In ogni caso, secondo me, ogni abrasione dell'unghia va a indebolirla. Per cui per me non ce n'è bisogno, preferisco utilizzare sopra questi due prodotti. Comunque funziona perfettamente anche su altri smalti gel. L'importante è che lo smalto, tipo questo, Travel Strong della Sally Hansen, oppure anche sul gel effect della Essence funziona pure bene. La questione è semplicemente che voi sopra mettiate un top coat effetto vetro, in modo che con il rinforzante effetto gel andate a uniformare la superficie. Col top coat effetto vetro andate a appunto creare questa sorta di vetrificazione sull'unghia. E quindi come se avesse la ricostruzione che i gel diventano appunto vetrosi, quindi avendo la superficie liscissima, l'effetto olografico si andrà a formare alla perfezione. Allora, io sto applicando la base della Essence, ecco qua, anche sulla punta e sui lati dell'unghia. Così dura di più lo smalto. Adesso aspetto che si asciuga e poi applico due strati di Top Coat Top Sealer. Quindi applico questo e ci vediamo dopo per l'applicazione dell'Hologram Effect della Laila. Dunque, una volta asciugato tutto alla perfezione, quindi la base è di due strati di Top Sealer, avrete le unghie perfettamente lisce e con effetto vetro. Ok, allora andiamo ad agitare benissimo, proprio tanto 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 tanto, lo smalto olografico di Laila. Una volta agitato tanto si vedrà l'effetto olografico sulla boccetta. Procediamo all'applicazione di questo smalto. Dunque, l'applicazione non mi piace particolarmente, non è uno smalto semplice da stendere come uno smalto qualunque. Però il mio telefono vibra. Man mano si andrà a formare l'effetto olografico. Aspettiamo qualche istante. In webcam non si vede benissimo purtroppo questo effetto, però diciamo che può rendere l'idea. Quindi applichiamo una mano di questo smalto che io trovo a dir poco fantastico.
l'effetto mi piace un sacco. Vedete, man mano diventa sempre più intenso. Quindi applichiamone una mano e dopo qualche secondo si comincerà a formare l'effetto. Secondo me di questo colore non è necessario passare due mani perché è molto coprente. Invece con gli altri colori che ho preso, ovvero l'azzurro e il viola, due passate sono fondamentali. Per quanto riguarda il top coat, non appena lo applicate vedrete che l'effetto olografico va via. Non preoccupatevi perché non appena il top coat si sarà asciugato, l'effetto olografico apparirà nuovamente. L'unghia sembra quasi... oddio, come se il top coat si mangiasse il colore, in questo caso il colore grigio, perché appunto questo è il nero, che poi proprio nero non è, ma è un grigio antracite. Ecco, vedete quel riflesso con la lampada? Ora vi dico che visto di presenza è tutta un'altra cosa. Veramente questi smalti sono sensazionali, secondo me. Sono bellissimi, l'effetto che dà è unico. Io li prendo da Vanessa Cosmetics e li pago 9,50 euro perché loro fanno uno sconto sui prodotti della Laila, quindi è molto conveniente perché il prezzo pieno è intorno alle 11,90-11,50, per cui se vi capita di andare lì prendeteli là perché veramente conviene. Comunque vi farò un video dove vi mostro gli altri colori che ho preso di questa tipologia di smalto. Intanto questa era l'applicazione, mi andava di dimostrarvi come lo mettevo io, perché appunto non utilizzando la lima che vendono per questi smalti, magari si pensa che l'effetto non possa venire. In realtà l'effetto viene benissimo lo stesso. Ciao ragazze, alla prossima!